Signori, oggi non è il momento di intro, non è il momento di wow, non è il momento di niente. È il momento di rimontare una serie di playoff da sotto 3-1. Ebbene sì, perché la squadra con Gerard Troppello, Ben Simmons, Joel Embiid e tutti gli altri è sotto 3-1 contro dei Toronto Raptors che stanno giocando fuori dalle loro possibilità, guidati chiaramente dallo script della 2K. Non lo dico perché sono sotto 3-1, ma ci sono dei fatti che vi esporrò non appena usciremo da questa serie, ma se c'è la possibilità di rimanerci, noi ci proveremo. Oggi tryharding brutto proprio. È cambiato poco, per non dire nulla, in questi quintetti, in questa serie, in queste partite. Giochiamo in rosso per unirci al nostro pubblico e speriamo ce la mandi buona. Io ho veramente molta, molta paura. Via. Via così. Questa serie è stata contraddistinta dal mio dominio in post basso. Sì, l'ho detto veramente. E che ci volete fare? Non lo so. È l'unico modo in cui segno sempre. Bene, Leonard, 6 punti, 7 punti su 7. Bello, bello, molto bello, molto bello. Molto bello, primo assist. Sì. Buono, buono, ok. 3 assist di fila, back to back to back e ci portiamo a più 3. Ecco, per dire contro chi stiamo giocando, E non è menzionato il dominio sotto i tabelloni di Valanciunas, che sembra Will Chamberlain in queste 4 partite, ma tralasciamo, va? Easy. Meno male che hai segnato, guarda, perché avevi una prateria per andare a schiacciare. Sì, la virata buggata, sì. Ma facciamo rimbalzi, cosa vi devo dire? Non lo so. Guarda, ho visto talmente tante cose in queste 4 partite che questa è la più normale. Vabbè. Tiè, Kawhi, ciappa qua. Meno 5, comunque, visti 18 punti del primo quarto di Leonard. Ci hanno cambiati, di solito si decideva qua la partita nelle... A parte la prima, no, non è vero. Praticamente tutte e 4 quelle che ho giocato fino adesso sono state decise da questo momento qui. Ma per una volta siamo sempre sotto, ma non ci ha dato punti in più. Incredibile. Meno male, almeno questo. Almeno questo. Nope. Ecco. Perché non sto zitto? No, no. 5-3-4-5, 4 palle perse all'intervallo. Una partita obbrobriosa. Per ora. O gioco male io, giocano male gli altri, o giocano da Dio gli avversari, ho scritta la simulazione. C'è sempre qualcosa che non va. No, eh? 15 punti, sì. Vabbè, insomma. No. Meno 4. Fatto fallo Kawhi Leonard, eh? Cioè, un evento più unico che raro. Easy. Ok. Eccolo qua il terzo. Se riusciamo a fargli anche il quarto, tutti di fila. No, già esce. Benissimo. Sì, Metropeolo, sì, Metropeolo. Più 2, finalmente. 10 su 20 dal campo. Una media leggermente peggiore al solito. Micro quintetti.
sia per noi che per loro, ma ancora di più per loro, e quindi sfruttiamo il vantaggio in post basso. Cosa è successo? Non ho visto palla nostra, meno male. Meno male, ma era importantissima sta tripla, cioè no, importantissima di più, era fondamentale segnare. Sì, Leonard, sì, quinto fallo di Leonard, sì, che bella notizia nel terzo quarto, che bella notizia nel terzo quarto, chi se ne frega se non ho segnato, proprio quello volevo, oh sì più 6. Meno male che le vuoi da dentro, oh, sei matto. Peccato, peccato, ci stava a prenderselo. 7-5-6-7. Per la prima volta in questa serie abbiamo un vantaggio che si possa dire degno di nota, diciamo così, visto che sono sempre tiratissime in queste partite, a parte quando scripta mi simula meno 20 in un minuto. Abbiamo un vantaggio, soprattutto 67 punti segnati in tre quarti, i Raptors li avevano fatti nel primo tempo di solito le altre partite. Giusto, lo attacchiamo. Anche Cavaliere non ha attaccato in post basso, ha 5 falli, non deve fare il sesto, non può fare il sesto perché sennò esce, e noi glielo vogliamo fare e quindi lo attacchiamo, e ho segnato altri 20 punti in post basso anche oggi. JR. Dio, non esattamente nelle sue corde, ma ci sta, per l'amor di Dio. Buon tiro, era solo, sesto assist. Bravo Simmons, in aiuto. Corri cazzo, come se fosse l'ultima cosa che devi fare in vita tua, questo è fa... Che, il sesto fallo di Cavaliere, secondo te glielo faranno mai fischiare? Figurati. Madonna, proprio il canestro con Philadelphia sembrava questo ancora un po'. Madonna santa. Bravo Ben. Rincoglioniti loro, ma bravo Ben. Poi tu premi verso l'esterno per fare il pareggio se tiro e lui fa quel cazzo che gli pare. Vale vale. No, solo vale. Bravo Joel, finalmente. Finalmente si è ricordato di essere Joel Embiid e... che Valanciunas non è Bill Russell, non è Will Chamberlain, non è Shaquille O'Neal, e lo sta abbastanza maltrattando in questa gara 4. Buon aiuto qui, che leva la palla dalla manica a Cavaliere, al pericolo pubblico numero 1, e con i suoi post fade tante volte veramente infermabile. E qui l'abbiamo provato, Embiid dorme, schiacciata. Non capisco. Vabbè, adesso ho sbagliato, ok, tutti contenti, ma non capisco come marcarla quella roba. Non lo capisco. Bel contropiede. Ok, finita. Bene. A posto. Abbiamo tryhardato quello che serviva. Porconato anche quello che serviva, diciamo. 104-91 non è il risultato finale. Chiaramente. Oh, vedi, adesso che abbiamo vinto diventa marcabile. Poi quando devi difendere perché devi vincere la partita, guarda quell'altro. Cioè, Valanciunas, una cosa buggata. Cioè, se Valanciunas fosse questo qui, i Raptors avrebbero vinto già 3 titoli di fila, perché credetemi, cioè, finisce qua 109-96. La cosa principale è che per la prima volta teniamo i Raptors sotto i 100 punti, secondo me questo è molto importante da tenere nota anche per gara 6, che ci sarà alla Scott Bank, come Cristo si chiama, Arena, quella dei Raptors, e chissà se poi ci sarà anche una gara 7 di nuovo qui a Philadelphia. È l'unico modo che abbiamo per passare. Vediamo se Toronto riuscirà a bloware, classico verbo proprio coniato così, una 3-0 lead, no, 3-1 lead. Vediamo un po' di highlights, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi aspetto per gara 6 e speriamo anche gara 7. Intanto che scendono i punti, ne avrò fatti pochissimi, vi invito a iscrivervi al canale e a guardare Twitch in descrizione per le altre parti della carriera o altre cose, perché qualcosina verrà giocato anche di là, e niente, alla prossima.